Samantha Cito è l'ideatrice e la regista del cortometraggio con cui l'Isola di Procida ha presentato la propria candidatura e poi ha vinto a Capitale della Cultura Italiana per il 2021. E com'è nato questo progetto? Questo progetto è nato perché la Regione Campania ha sostenuto la candidatura e quindi ha avviato una serie di piccole produzioni di carattere audiovisivo, tra cui appunto questo cortometraggio che ho ideato e diretto insieme alla regista napoletana Simona Cococza, con la collaborazione di Luciana De Falco, attrice ischitana, Gaia Maria Palumbo, musicista e tanti altri colleghi. Siamo stati accolti a Procida in uno spirito totalmente collaborativo, abbiamo interpretato il messaggio della candidatura che è la cultura non isola e l'abbiamo declinato attraverso il linguaggio audiovisivo in una maniera molto appunto collaborativa, inclusiva, così come d'altra parte la nostra attività professionale abituale. E si è rivelato un progetto vincente perché effettivamente Procida sarà la capitale della cultura nel 2022. Samantha Cito è originaria di Barletta, abita a Trani, insomma è un'amica, è una presenza del nostro territorio e da qui è riuscita poi a dare anche il suo apporto appunto per la candidatura di Procida a Capitale della Cultura. Ma questo territorio, Trani, Barletta e tutti gli altri comuni della provincia, Bat ed anche oltre, secondo lei potrebbero candidarsi e vincere? Io credo proprio di sì, ci sono tutte le carte in regola, c'è cioè la potenzialità assolutamente di un territorio, soprattutto nel momento in cui si fa rete, così come è stato per Procida, che si è unita con i Campi Flegrei e le isole minori del Mediterraneo. Credo che anche la Puglia, la Batte in particolare, ma insomma tutta la Puglia, sicuramente ha delle chance per il futuro, basta appunto coinvolgere tutti quanti i protagonisti del territorio e creare una rete dinamica. Professionale e culturale, formulare un progetto vincente in cui si crede, per fare in modo che ci credano anche gli altri. Samantha Cito ha un progetto per questo territorio. Sì, attualmente sto scrivendo delle sceneggiature di lungometraggi, uno in particolare sarà ambientato proprio in questa provincia ed è stato finanziato nel suo sviluppo dalla Puglia Film Fund. Però è un progetto appunto che si incontra in fase di scrittura, quindi ci vorrà qualche anno. Speriamo che nel frattempo ne faremo anche altri. Ciao!